Alfonso Pecora Roscanio, Fondazione Univerde, oggi si è parlato non solo di affrontare le emergenze ma di prevenire tutto ciò che riguarda la cura dei nostri territori. Quanto è importante questo? Ma questo in queste zone è fondamentale. Noi siamo in uno dei territori più belli del mondo ma anche più fragili. Dov'è che ci sono tanti vulcani concentrati in un'area così ristretta, iperpopolata e poi rischio sismico? E poi rischio di dissesto idrogeologico, insomma abbiamo un bel tipo di lavoro da fare, però abbiamo anche le competenze, la tecnologia, la storia, cioè noi abbiamo osservazioni e analisi scientifiche secolari su questi temi. Oggi dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie che ci aiutano. Quando io dico che la rivoluzione deve essere quella ecodigital, è che noi dobbiamo mettere insieme la transizione ecologica e quella digitale, usare al massimo tutto ciò che vediamo dallo spazio, i droni, come si sta facendo anche a Ischia, dove si è fatto un lavoro prendendo tutte le rilevazioni e cercando di capire anche gli spostamenti di centimetri di una frana. Possiamo farlo? Sì. Dobbiamo farlo utilizzando al meglio anche le nuove tecniche, anche l'intelligenza artificiale, perché noi siamo un paese molto creativo ma poco organizzato. Se riusciamo a utilizzare i nuovi strumenti per fare in modo che per esempio gli alert alla popolazione arrivino automaticamente, facciamo in modo che ogni cittadino possa segnalare qualcosa che può avere a che vedere con un qualche allarme sicurezza, sicuramente noi possiamo fare di questa, che è una difficoltà, un esempio positivo di come si risolvono i problemi.